Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina cercheremo di divertirci un po' parlando di argomenti seri, perché parliamo di formazione rivolta agli studenti, agli insegnanti, ma un po' in generale, ma lo facciamo con due personaggi che sono molto conosciuti e loro sono... Già cominciamo con le belle facce, divertenti. Filippo Borilla e Gaetano Ruocco Guadagno, del duo comico Marco e Pippo. Pippo, l'unico duo che è in realtà un trio, perché infatti non siamo un duo, siamo un trio, siamo Manca una cosa Marco. Strana. Manca Marco, che salutiamo, è a letto a quest'ora e ci starà sicuramente guardando con la sua copertina in pile da anziana, esatto. Perché ricordiamo che Marco sotto sotto è una donna. È un po' donna, diciamo così. Ecco, allora abbiamo fatto le presentazioni, esatto. Intanto abbiamo rotto il ghiaccio. Io posso fare una cosa che... tempo è la posizione Gruber, questa è una cosa che mi piaceva un sacco. Ha realizzato un sogno. Ho realizzato un sogno. Ma credo che le venga molto naturale questa Grazie posizione, mille. Che sia veramente inimitabile. Anche tutte vero, noi diciamo la invidiamo, ovviamente. Allora, parliamo di formazione questa mattina, perché oltre ad essere sui palchi di teatri del Veneto e non soltanto... Marco e Pippo, in questo caso Marco e Filippo e Gaetano sono anche protagonisti di un'iniziativa di formazione e di educazione attraverso una cooperativa che hanno fondato, che è un po' parallela alla loro attività. Certo. Ecco, come mai vi è venuto in mente di fare formazione? Allora, la nostra cooperativa, che si chiama Formacom, è abbreviato formazione e comunicazione, cioè, anzi sarebbe anche formazione e comicità, perché nel fare formazione inseriamo sempre delle parti comiche. E abbiamo sperimentato, toccato proprio con mano, che sia con i bambini, ma anche con ragazzi e adulti, fare formazione inserendo dei momenti comici, divertenti, che riattivano l'ascolto, sono molto più efficaci rispetto ai soliti momenti di formazione frontali. Vengo anch'io a scuola da voi allora. Vieni con noi. Assolutamente devo. Diciamo che proprio lo scopo è proprio quello di unire un contenuto ad un metodo di comunicazione più efficace. Che cosa avete sperimentato fino ad oggi? Io so che vi siete applicati a vari ambiti. Certo. Abbiamo progetti di vario genere, in queste mattinate stiamo seguendo ad esempio un progetto sui diritti umani, spiegato ai ragazzi della scuola elementare, per le medie o per le superiori abbiamo progetti differenti, alcuni ad esempio sull'orientamento scolastico o l'orientamento post-scolastico, per indirizzare i ragazzi verso una scelta più consapevole, esatto. Diciamo che vi siete scelti un tipo di pubblico molto difficile da tenere attento, soprattutto certo, quando si tratta di parlare di argomenti così complicati come il loro futuro. Loro vogliono vivere liberi, non vogliono pensarci più di tanto, sono ancora piccolini. Come riuscite a tenerli svegli e attivi? Allora, diciamo che intanto andiamo a toccare delle corde che effettivamente interessano a loro. Ad esempio, noi abbiamo trovato un'indagine che si chiama Indagine Excelsior, che sono tutta una serie di tabelle, di dati, di grafici delle camere di commercio, che però raccontano cose molto interessanti. Ad esempio, che un datore di lavoro, quando assume una persona, ha fatto una classifica delle cose, delle caratteristiche che cerca in questa persona. Solo al sesto posto dicono le competenze professionali, cioè saper fare il mestiere. Quindi in realtà il primo approccio, il modo, il carattere, come una persona si pone, esatto, sono importanti. Sono le prime cinque cose che sono... Il lavoro di squadra, l'autonomia, il problem solving, quindi la capacità di risolvere i problemi, o meglio di approcciarsi a un problema in maniera più creativa, se non altro. Poi la comunicazione. E il sapersi coordinare. Quindi noi nel raccontare tutte queste cose li coinvolgiamo, facciamo dei giochi, facciamo degli sketch. Abbiamo uno sketch sulle cinque cose da non scrivere mai in un curriculum, ad esempio. Potete però anticiparne alcuna? Una funziona così, perché abbiamo riscontrato questa cosa in alcuni curriculum. Vai. Signorina, complimenti. Grazie. La verità, il curriculum è abbastanza ampio, il colloquio è andato molto bene. Molto bene. Non trovo i dati per ripoterla contattare. Ma può contattarmi sicuramente alla mia mail? La sua mail? Sì. Se prendo nota mi dice la mail. Gliela dico, sì. lallapazza94@hotmail.com. Lallapazza. Le pare professionale? Questo è un problema che si riscontra spesso nei curriculum. Non mettono mail, nome, punto, cognome, ma...
non la mi... fantasia più... La fantasia al potere sostanzialmente, esatto. Quindi lì bisogna stare molto attenti, la sì, serietà... Perché dritta. È vero però che anche con i tempi moderni questi ragazzi sono portati ad essere tecnologicamente avanzati ed è per loro una dote, certo. Una caratteristica che magari nel mondo del lavoro potrà anche essere utile, però bisogna stare un pochino anche attenti perché... Infatti su questo noi raccomandiamo molto a quella che si chiama web reputation, cioè... Più del curriculum a volte vale il profilo Facebook, quindi stare attenti alle foto che si mettono, ai video, ai commenti, perché poi possono essere compromettenti. Ad esempio, ora siamo in fascia protetta, non andate a vedere il profilo Facebook di Gaetano Ruocco Guadagno, perché ci sono delle cose che non si possono vedere. Però potete guardare per esempio il sito di Marco e Pippo, regia se vuole lo può trasmettere, se eccolo qui, in cui ci sono proprio le vostre tre belle facce, qui finalmente grazie. Vediamo il trio riunito e poi anche un po' delle cose che fate, oltre certo. Al calendario dei vostri appuntamenti a teatro, ovviamente anche i progetti educativi che state seguendo e che vi portano a parlare proprio di formazione. Il certo. Prossimo, tra l'altro, è anche molto vicino, perché il 3 dicembre a Padova, all'Istituto Ruzza, e si chiama Popcorn Didattici, dietro la quinta. La quinta immagino che sia la classe quinta. La classe quinta, ma... Anche una quinta teatrale, perché effettivamente porterete il teatro un po' a scuola. Certo, e diciamo che il titolo Popcorn Didattici vuole... E non è una minaccia sostanzialmente è... per no. i ragazzi, no, a scuola. Il teatro... È una promessa. È una promessa. No, Popcorn Didattici è un titolo che va ad identificare subito il nostro stile, cioè un popcorn è qualcosa scoppiettante, vivace, che... Cosa è successo? Ah, la regia sta trasmettendo il video. Vediamo un po' così. Lo lasciamo in sottofondo. Sì, lo lasciamo in sottofondo, vediamo quello che appunto accade all'interno del vostro programma. Scoppiettante, avete detto, perché ci sono divertimento e anche coinvolgimento dei certo, ragazzi. Certo, certo. E anche come un popcorn ti fa venire sete, no? Sete di... In questo caso di imparare, di conoscere un po' di più. E, diciamo che il nostro stile non punta solo sulla comicità. In questo convegno del 3 dicembre non presentiamo solo la comicità come metodo di formazione, ma anche molte altre metodologie, dalla partecipazione, che anche questo è un modo non necessariamente comico, però coinvolgendo i ragazzi direttamente vai a stimolarli a tirare fuori risposte, a tirare fuori anche soluzioni creative. Allora, ma quello che voi fate prevede adesso in questo convegno, voi avete un pubblico che non è di ragazzi ma che è di docenti, certo. Di amministrativi, di persone che si occupano della direzione scolastica, magari, quindi proprio i formatori, sì. Quelli che poi dovranno utilizzare queste tecniche con i ragazzi. Certo. Per loro avete ideato un modo diverso, immagino, di parlare, di comunicare, un po' più complesso. Certo. Ma diciamo che con loro intendi con gli insegnanti. Con questo tipo di pubblico. Con gli insegnanti in realtà noi proponiamo lo stesso metodo, nel senso è un metodo molto partecipativo il nostro, un metodo decisamente esperienziale, attraverso il quale cerchiamo di coinvolgere gli adulti affinché comprendano qual è il sistema buono per andare a fare breccia nel ragazzo. La comicità è uno di questi strumenti. Il teatro in generale è il nostro strumento, quello attraverso il quale noi cerchiamo di portare il messaggio. Gli adulti sicuramente faranno all'inizio si fa un po' più fatica perché comicità... c'è un po' di diffidenza verso la risata, verso la comicità. Si c'è pensa un po' di che diffidenza sia un po'... attraverso le persone che non sono serie, diciamo così, soprattutto in alcuni ambienti, no? Sì. Che sono magari la scuola, l'università ancora di più, certo. Molto formali. In realtà per noi formare con la comicità, col divertimento e con la partecipazione non è banalizzare il contenuto, anche perché il contenuto c'è ed è importante.
La comicità aiuta ad attivare quei canali di comunicazione che ti permettono di ascoltare meglio, di essere più percettivo e portarti a casa più informazioni. Assolutamente, cose che appunto con i ragazzi funziona sempre molto bene. Quello che voi fate nasce da una lunga osservazione della realtà, ovviamente, una lunga osservazione proprio dei ragazzi. Prima facevate cenno a un progetto che avete sui diritti umani, e lo trovo molto interessante. Penso che sia un argomento che prima di tutto coinvolge i ragazzi di qualsiasi età, e dopodiché so che sono anche molto creativi. Avete sono sperimentato. Molto creativi. Noi abbiamo raccolto in questo progetto, c'è un momento in cui spieghiamo come è fatta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dicendo che appunto è composta da 30 articoli, ma li provochiamo in qualche modo chiedendo loro quali sono gli articoli che avrebbero inserito volentieri oltre questi 30, che sono assolutamente condivisi anche da loro, di un'estrema importanza. Alcuni, quindi di che età stiamo parlando? Quinta elementare. E quindi i diritti che loro vorrebbero inserire nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani vanno dal avere il diritto ad avere i piedi che puzzano, quindi cose molto... Oppure il diritto di comprare le cose gratis, questo è... Comprare gratis. Non hanno ancora ben cominciato, però ad esempio una cosa che a cui piace tantissimo è mangiare cibi fritti ogni settimana. Ogni settimana. Oppure poi si entra nel mondo scuola, quindi fare 3 mesi di scuola e 9 di vacanza, oppure andare a scuola un giorno a settimana. C'è chi dice anche demolire la scuola, purtroppo. Possiamo fare anche nel nostro sito una specie di sondaggio. Secondo te potrebbero uscirne delle belle anche tra gli adulti, perché se queste sono i bambini... Chissà cosa potrebbero dire gli adulti. Poi è bello vedere come spesso i bambini sono influenzati dagli adulti. Sì. Ad esempio questa mattina, proprio, anzi ieri mattina, un ragazzo ci ha raccontato, scrivendo i propri diritti, il diritto di mandare a casa Renzi e Berlusconi. Cioè così. Un bambino di quinta elementare. Mamma mia, poveretti, sono già stati colpiti dall'informazione un po' troppo. Il diritto di non pagare le tasse e di avere 10.000 euro al mese, così. Esatto. Insomma, ce ne sono di carine. Anche la questa, per un bambino di quinta elementare, 10.000 euro al mese, voglio vedere come li spende poi. Infatti. La cosa che in qualche modo rientra spesso è andare a scuola ma non studiare. Perché lo studio in sé, per come è vissuto in questo momento ai ragazzi, è un qualcosa di... pesante. Faticoso. Per cui è faticoso, soprattutto, più che pesante. Per cui noi interveniamo lì dove l'informazione è necessaria e si apprende attraverso lo studio. Noi cerchiamo di veicolarla attraverso altri sistemi. Ecco che in quel momento iniziano a comprendere anche che la scuola ha la sua utilità e che demolire la scuola può passare al quinto posto e non più al secondo. Insomma. Infatti. Stavo guardando nelle note che mi avete portato quanto questo progetto, di cui noi parliamo sempre in maniera molto, molto allegra, in realtà coinvolga dei soggetti importanti, non solo, ma sia stato altamente qualificato, tanto appunto da essere anche premiato. Beh, allora, più che premiato, diciamo che è stato preso come momento di formazione da AICQ, che è un organismo che si occupa di qualità in generale, in questo caso di qualità nella scuola. E AICQ è diventato nostro partner per questo progetto di formazione, significa anche, tra le altre cose, che gli insegnanti che partecipano sono dispensati per quel giorno dall'attività. Gli vale come punteggio di formazione. Esattamente, e quindi possono partecipare a questo momento di formazione. Avete già il sold out o possiamo fare un appello agli insegnanti che ancora non hanno pianificato di venire il 3? Abbiamo già il sold out, però se vogliono venire, insomma, comunque abbiamo una mail dove possono chiedere informazioni e comunque adesso gestiamo... Che non è quella di prima? Non è quella di prima, non è l'Alla Pazza 94, no. È Gaetano Ruocco Guadagno. Nemmeno quella. Semplicemente formazione@formacomvenezia.it. Questa è la nostra mail. Ecco, mi piacerebbe anche sapere che cosa avete in mente per il prossimo futuro. Cioè da questo convegno cosa sta nascendo? Perché questa è un'attività, diciamo così, che sta partendo, non è ancora completamente costituita. Quali sono i vostri progetti? Allora, la nostra intenzione è proprio quella di costruire un'equipe di formatori per chi si occupa di formazione. Cioè, il desiderio è questo, non solo realizzare questo convegno a spot per dare, come dire, dei semi a chi si occupa di formazione, ma cercare in qualche modo di offrire una formazione più
strutturale, più continuativa nel tempo per chi fa formazione, lavorando proprio sui metodi, stimolare un insieme di persone a trovare sempre metodi nuovi con cui fare formazione efficace. Questo ci piacerebbe molto. Questo è un tema che secondo voi ha l'attenzione delle scuole, della politica? Cioè, sentite che c'è interesse per questa cosa? Della politica non saprei risponderti in questo momento, potrebbero concentrarsi su altre cose oltre che sulla scuola. Vi avverto che la seconda parte della puntata è abbastanza politica. Bene, non vedo l'ora. Bene. Ma detto questo, diciamo che da parte della scuola c'è l'interesse, sì, perché la scuola è profondamente cambiata, ma lo è profondamente per via che i ragazzi che vanno a scuola non sono gli stessi che venivano a scuola con me o che andavano a scuola con lui. Certo. È cambiata completamente la generazione, si moltiplicano le differenze nell'arco di pochissimi anni, per cui i ragazzi adesso hanno necessità di cose completamente diverse e la scuola se ne sta rendendo conto. Noi siamo, sì, a contatto con gli insegnanti quotidianamente. L'insegnante nella fatica quotidiana, tanto che una di queste mattine si diceva mi sarebbe piaciuto fare il maestro, ma anche no adesso perché è complicato. Però detto questo, gli insegnanti con i quali siamo a contatto quotidianamente ormai ci danno questo feedback, questa richiesta costante di metodi nuovi, sì, di apprendere capacità anche differenti per poter catalizzare l'attenzione dei ragazzi, che si è drasticamente ridotta perché sono sollecitati da mille più cose rispetto alle generazioni precedenti, e più indietro si va ovviamente più magari il libro era uno, si poteva concentrare, certo, meglio su una cosa. Adesso effettivamente questi ragazzi fanno milioni di attività. A noi piace fare una cosa, sì, cercare di adattarci ai ritmi dei ragazzi, ai tempi dei ragazzi, ma non poi per velocizzare tutto, nel senso con la velocità, con il ritmo riesci a catturarli, ma poi è bello anche far scoprire a loro la calma, di godersi dei momenti, di conoscere delle materie. Però il primo impatto deve essere quello di andarli a prenderli nel loro terreno, ma non per rimanerci per forza, per riportare anche alla bellezza proprio della pace, della calma e del silenzio. E questa è la sete di cui si parla quando si parla di popcorn, come avete detto, certo, detto prima. È bello anche il fatto che voi vogliate indirizzare dei contenuti anche verso i genitori, perché spesso sono loro i primi a non avere strumenti con i figli per farsi ascoltare, per convincerli a fare le cose in un certo modo. Certo, abbiamo vari percorsi anche con i genitori di formazione, e ne citiamo uno su tutti, è quello sulla sessualità, sull'educazione alla sessualità. Argomento scottante. Molto scottante, infatti lo affrontiamo assieme ad un medico e ad un insegnante per aiutare i genitori ad attivare da subito un dialogo positivo, senza barriere, senza paure, con i propri figli, perché poi... Io ho il sospetto che i ragazzini abbiano meno barriere di quello che noi pensiamo. Ma non con i genitori. È bello, perché parlando con i genitori ti dicono, ma vuoi che mio figlio parli con me? I figli dicono, ma non andrò mica a parlarne con mio papà o mia mamma. Quindi si tratta solo di unire le due cose, le due sponde del fiume sostanzialmente. Certo, e su questo tema in particolare... E vediamo proprio l'imbarazzo anche dei genitori nell'iniziare, quando si siedono. Com'è che rompete il ghiaccio, diciamo? Si rompe il ghiaccio in una maniera anche perché molto si spaventano anche i genitori a parlare di questi temi, sì. Ma il modo che abbiamo scelto per rompere il ghiaccio in questo contesto è proprio una provocazione forte. Noi distribuiamo all'inizio, viene distribuito un foglietto dove... Pensavo qualcos'altro. No. No, certamente no. Però sul foglietto in realtà sono scritte delle domande fatte dai ragazzi, che sono probabilmente i loro figli o comunque ragazzi dell'età dei loro figli, le domande sul sesso. E non hanno filtri. No, zero. Per cui in questo caso i genitori... Quindi prima cominciano ad orientarsi nella sala e dire, ma sarà stato mio figlio a fare questa domanda? Ma proprio il mio questa domanda? E allora lì comincia, a germinare questa voglia, questa attenzione nei confronti di questo tema. Va bene, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, purtroppo è molto divertente, spero che lo sarà altrettanto per i ragazzi, per gli insegnanti, certo, che verranno a vedervi all'ITIS Rusa il prossimo 3 dicembre. Chi non ce la fa verrà a vedervi magari in un altro evento formativo. Volta. C'è anche un nome, no, di questo modo di fare formazione. Sì, lo chiamano edutainment o infotainment, comunque intrattenimento e formazione mescolati assieme. È una cosa
di cui speriamo di sentire parlare. In bocca al lupo allora per voi. Grazie. E noi continuiamo per la prossima parte della puntata con una intervista all'assessore Franco Manzato, che abbiamo intervistato nella sua qualità di assessore alla tutela del consumatore della Regione Veneto per parlare di alcune iniziative importanti. Una è una iniziativa molto bella che inizia proprio questo weekend, i Boschi di Natale si chiama, sono delle tappe che vengono fatte nei principali boschi, che sono bellissimi, delle Dolomiti, in occasione del Natale, per scoprire questi luoghi e anche magari degustare qualcosa di buono, ma poi anche di altri argomenti, e nella prossima parte sentiremo proprio l'intervista all'assessore. E dopodiché continueremo con un altro ospite politico, giovane, abbiamo con noi Jacopo Molina, che è candidato alle primarie del Partito Democratico, veneziano, ex consigliere comunale, parleremo di Venezia. Tra pochissimo, grazie a Filippo e a Gaetano. Arrivederci.